subito allertati da un cittadino e abbiamo attivato la macchina per capire cosa è successo, quindi in tempo reale abbiamo capito l'importanza dell'incidente, che per fortuna non ha coinvolto persone, ma è un incidente importante. Le rassicurazioni riguardo il pronto intervento e l'assenza di persone coinvolte o danni a strutture riguardo l'esplosione di un tubo contenente del gas all'interno della ferriera sono arrivate direttamente dall'assessore regionale all'ambiente Fabio Scocimarro. Lo stesso ha infatti seguito con attenzione gli sviluppi dell'incidente, tenendosi in contatto con l'azienda. L'evento si è verificato ieri pomeriggio attorno alle 16:15 nella zona della cokeria, con uno scoppio che si è percepito anche all'esterno dello stabilimento. L'esplosione non ha fortunatamente provocato danni a persone o cose e si è sviluppato durante una sequenza di sfornamento a causa dell'innesco di una sacca di aria e gas in galleria in versione, generatasi da un leggero trafilamento di un collettore di gas. Era già programmato un incontro con la proprietà, con la siderurgica triestina Gruppo Arvedi, affinché ci sia poi una sinergia fra l'assessorato ambiente, che ha il compito del controllo in campo ambientale, e la società che, come ben sapete, nelle prossime settimane chiuderà la cokeria che da 20 anni non viene spenta, quindi sono delle problematiche da affrontare importanti, degli impatti anche ambientali, per cui andremo a verificare tutte le procedure affinché ci siano meno disagi possibili per i cittadini. Scocimarro oggi ha ribadito l'iter che porterà alla chiusura dell'area a caldo anche in virtù dell'incidente di ieri, puntando a tutti gli aspetti legati alla sicurezza. Stiamo andando verso esattamente quello che ci siamo previsti di fare, con tempi anche più veloci del previsto, perché proprio a Tele4 avevo detto che i tempi sarebbero stati leggermente più lunghi, quindi bene che l'iter vada avanti. Adesso ci sarà un accordo di programma che andrà a sostituire quello vigente, quindi ricordo che ad oggi tutte le norme da rispettare sono quelle del passato, quindi eventuali sforamenti e appunto prescrizioni in campo ambientale sono quelle attualmente vigenti, e per questo motivo ieri siamo intervenuti tempestivamente.